Si stima che ogni anno in Italia siano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell'80% dei quali rischia di morire di incidenti, stenti o causa di maltrattamenti. Il 2023 è un anno da record negativo. Sono stati ceduti o abbandonati più di 127 animali al giorno. Nonostante le campagne di sensibilizzazione, si è ancora lontani da debellare il problema e tanti animali finiscono nei rifugi e strutture di ricovero. Perché si dimentica che il rispetto e l'amore per gli animali inizia con noi. L'ingresso per il cane in canile è sempre comunque un dramma. Si trova privato dei propri riferimenti, dei propri odori, delle proprie routine, dei propri affetti. Poi ci sarà il cane che ha maggiori competenze e quindi riesce a fronteggiare meglio questa situazione, questo momento che resta comunque per lui drammatico, e il cane che non lo accetta. Abbiamo avuto animali che i primi giorni erano talmente disperati da arrivare a procurarsi lesioni serie alle zampe per scavare nel cemento del box per trovare la via di fuga nel tentativo di riuscire a recuperare quella che era la propria vita. Alla base dell'abbandono c'è la scelta di adottare un animale che non è stata ben ponderata. Noi parliamo sempre di mancanza di consapevolezza o di necessità di consapevolezza. Purtroppo c'è sempre l'immagine romantica di condividere la propria vita con un animale che sicuramente l'arricchisce, ci riempie di gioia, di soddisfazioni, ma comporta anche tanti impegni. Un impegno in primo luogo che è anche economico, perché purtroppo gli alimenti degli animali possono di buona qualità hanno un costo, ma soprattutto le terapie e le cure veterinarie. Quindi sono tutte considerazioni che vanno fatte, al di là dell'impegno fisico. Io dico sempre, un cane, così come un gatto, non sono soprammobili che si mettono lì e si autogestiscono, richiedono impegno, richiedono un rapporto, la costruzione di un rapporto di qualità, che non è semplicemente uscire a passeggio con il benedetto smartphone in mano. Il rapporto con il cane va costruito e deve essere di qualità, anche perché la mancanza di questa qualità si traduce in problemi comportamentali del cane. Problemi comportamentali che vanno a incrinare il rapporto e portano poi all'abbandono, o meglio rinuncia di proprietà. Senza trascurare che ci possono essere comunque delle figure professionali qualificatissime, educatori, istruttori cinofili, che nel momento in cui ci fossero delle difficoltà sono in grado di dare un supporto più che valido e portare anche la risoluzione dei problemi. Per i gatti la realtà è totalmente diversa, quindi parliamo di un fenomeno che è ancora pienamente giuridicamente rilevante, quindi l'abbandono nudo e crudo, per cui il gatto viene preso, abbandonato, se parliamo di cuccioli nel cartone, o semplicemente lasciato in strada. C'è un modo per contrastare questo fenomeno? Sì, sicuramente. Se per il cane quello di costruire un rapporto consapevole è un rapporto di qualità, per il gatto quello di sterilizzare, chiaramente di fare una scelta ponderata allo stesso modo che per il cane, ma soprattutto di arrivare alla sterilizzazione del proprio animale e all'assumersi la responsabilità microchippandolo. Ad oggi nella nostra regione non è obbligatorio il microchip per il gatto, ma è quell'elemento che rappresenta il distinguo fra un randagio e un animale padronale. In secondo luogo, scegliere di non far nascere vite che vanno semplicemente ad ingrossare le file del randagismo, perché prima o poi la schiera di amici, parenti e conoscenti fidati esaurisce e prima o poi uno dei gatti partoriti dalla gatta padronale arriverà sicuramente in strada ad aggravare un fenomeno di randagismo felino che nella nostra realtà è ancora drammatico. Oggi raccontiamo la storia di Marilyn e Manson. Loro sono arrivati da noi in canile circa 12 anni fa, sono stati abbandonati in autostrada, in realtà i cuccioli erano due, Marilyn e la mamma, Manson e il figlio, e una persona ha assistito appunto al loro abbandono. Sono arrivati qua da noi e purtroppo hanno trascorso, nonostante la taglia piccola, tutta la loro vita con noi, però sono dei vecchiettini in ottima salute e meriterebbero il loro riscatto. Sono estremamente legati fra loro e quindi ci piacerebbe tanto un'adozione di coppia. Ecco, per adottarli bisogna contattarvi? Sì, è sufficiente contattarci o telefonicamente al 346 0106 264 oppure tramite la nostra pagina Facebook Associazione Melampo Onlus e fissare un appuntamento. Richiediamo a tutti i nostri aspiranti adottanti un percorso conoscitivo che generalmente è molto breve, ma per fare in modo che il cane o i cani, come in questo caso, come ci auspichiamo, entrino in una famiglia avendo già una conoscenza dei suoi componenti, avendo instaurato un minimo di relazione che consenta, faccia sì che il cambio di ambiente sia per loro quanto meno traumatico possibile. Oltre a Marilyn e Manson ci sono altre storie da raccontare.
Sì, sempre nell'ottica delle adozioni, qualche mese fa abbiamo avuto una grandissima soddisfazione perché un nostro cane anziano, che generalmente i cani anziani sono quelli che nessuno considera quando si affaccia in canile alla ricerca di un compagno di vita, ha trovato improvvisamente anche per noi inaspettatamente casa. Questa famiglia con una sensibilità rara, nonostante avessimo proposto e presentato loro cani molto più giovani, si è innamorata del nostro Smile, che alla veneranda età di 16 anni ha lasciato la struttura e adesso è un amatissimo e felicissimo cane di casa. Poi, per quanto riguarda i gatti? Le adozioni per i gatti sono un po' più complesse, nel senso che trovandoci tanti gattini ancora in strada, molto spesso chi cerca un gatto ha la possibilità di trovarlo direttamente passeggiando o spostandosi. Abbiamo avuto anche però per i gatti tante belle adozioni e la soddisfazione ultima è quella di una coppia che qualche mese fa ha adottato un gattino cieco da un occhio, ha scelto appositamente lui, sapendo che aveva meno possibilità rispetto al fratello. Poi a distanza di mesi è venuto a sapere che il fratello, che sulla carta era più titolato per avere un'adozione più rapida, in realtà era ancora con noi e ha deciso di fare il bis. Quindi proprio da sabato scorso anche lui ha raggiunto il fratello e c'è stata questa reunion, questa happy end.